Malisani. Alberti. Fanucci. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 341, maggioranza 171, favori 269, contrari 72. La Camera approva. Siamo all'articolo 5, non vi sono emendamenti e qui è iscritto a parlare l'onorevole Verini. Mi è stato chiesto dai componenti del gruppo della Commissione Scuola e Cultura del PD di dire due parole, e cosa che faccio molto volentieri, su questo articolo. Perché io penso che questo provvedimento sulla scuola. Scusi, onorevole Verini, scusi, siamo all'articolo 5, siamo in dichiarazione di voto, onorevole Valese. Prego. Dicevo, cosa che faccio volentieri perché penso che in sé, in generale, il provvedimento che stiamo esaminando sia di grande valore e di grande respiro, ma ci sono dentro il provvedimento degli aspetti di grande civiltà come quello contenuto in questo articolo. Vedete, questo articolo prevede degli interventi per l'alfabetizzazione della popolazione carceraria, in particolare l'alfabetizzazione che riguarda tanta parte di quella popolazione carceraria che non ha nessun titolo di studio, neppure quello della scuola primaria. Io credo che avere dato attenzione nel provvedimento anche a questo aspetto, che poi verrà, diciamo, articolato attraverso percorsi formativi e l'istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento della scuola primaria nelle carceri dei professori, credo che sia stato un gesto davvero di grande valore civile. Vedete, non si parla troppo spesso di carcere, lo abbiamo fatto in questo anno e mezzo cercando di eliminare la piaga del sovraffollamento e ci siamo riusciti, ma questa è solo una prima tappa, perché la pena, che non deve essere vendetta, deve essere anche formazione, lavoro dentro le carceri. Investire in questo significa anche investire in sicurezza, perché quando un detenuto esce alfabetizzato, formato e magari con un mestiere in mano, non tornerà a delinquere. Ecco, volevo dire, per questi motivi voglio rafforzare anche, se serve, il consenso dei componenti del gruppo PD in Commissione Giustizia a questo provvedimento e a questo articolo 5. Grazie. Grazie a lei. Vi sono altri che intendono intervenire? Centemero, prego. Grazie signor Presidente. Forza Italia voterà in modo favorevole a questo articolo, all'articolo 5. L'articolo 5 è infatti la trasposizione nell'articolato di un emendamento a mia firma e a firma di Forza Italia presentato a questo provvedimento. Un emendamento, quindi un articolo che nasce dalla rilevazione di un bisogno concreto, nell'ambito del mio territorio. Dopo la visita al carcere di Bergamo e al carcere di Monza, città in cui io risiedo, e la visita e l'incontro non solo con i carcerati, ma con gli operatori che quotidianamente cercano di attuare l'alfabetizzazione e la formazione dei detenuti.